Grazie, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ai nostri due ospiti. Siamo un po' in ritardo, quindi entro subito nell'argomento dando la parola a Emma Bonino chiedendo, abbiamo parlato di democrazia, abbiamo parlato di after democracy, quindi dopo la democrazia, vorrei chiedere quali sono oggi le sfide che attendono la democrazia, con cui la democrazia deve confrontarsi al suo interno e all'esterno. Partiamo dall'inizio. Che cos'è la democrazia? E così ci capiamo meglio. La democrazia è un processo che si svolge nel tempo. Non è che così dalla sera alla mattina si stabilisce una situazione democratica e quella rimane fissa per sempre. La democrazia è diceva qualcuno molto più importante di me, è il sistema peggiore che è, ma è anche il migliore tra tutti gli altri che noi conosciamo. Innanzitutto perché il processo democratico dovrebbe avere, finché non si inceppa, una grande capacità di autoriforma. Cioè, la democrazia è quella per cui se iniziative anche legislative non funzionano, è capace di ripensare se stessa e vedere dei miglioramenti, ma comunque è soprattutto un processo e come tale può andare avanti o può andare indietro. In questo momento diciamo che la prima sfida della democrazia e del mondo liberale è quello di difendere se stesso e la questione è come ci si difende al meglio. E la mia risposta è che non ci si difende facendo la caricatura delle democrazie illiberali cosiddette, o moderando il linguaggio per mettere tutti insieme sempre d'accordo. La democrazia si difende col coraggio delle proprie convinzioni e col coraggio di alcune regole base che sono evidenti. Che questo si stia erodendo in molte parti del mondo e in altre molte parti stia invece andando avanti è secondo me, non motivo né di disaffezione e tanto meno di depressione. È motivo di maggiore impegno. Ed è fantastico come proprio nei paesi più ricchi, ma non solo in termini di prodotto interno lordo, più ricchi di istruzione, più ricchi di speranza di vita, tutto questo, invece ritorni con un senso di paura, un senso. Guardate la Catalogna. È fantastico come nel mondo in cui siamo, la regione più ricca della Spagna decida di mettere il destino suo in discussione, quindi uscendo dalla Spagna, non si capisce per andare dove però. Quindi la mia impressione, so che odoro d'antico e mi piace che sia così. Non sono una fanatica, diciamo, di like, tweet, di uso perché si usano, ma insomma, fin dove sono utili, ma non sono una dipendente diciamo, da questo tipo di. In ogni caso, la mia impressione è che la democrazia, proprio perché è un processo, non deve essere data per scontata, ma deve essere difesa ogni singolo giorno. Guardate in Europa cosa sta succedendo in Polonia, in Ungheria, eccetera, eccetera. Quindi non è solamente che la democrazia è, virgolette, in discussione in parti esotiche del mondo. Ormai è in discussione anche da noi. E se noi non amiamo l'Europa, se non amiamo questi valori, questi ideali e queste pratiche democratiche, spesso difficili, io credo che non ci sia molta altra alternativa. So bene che in termini di non di efficacia, ma di pure expediency, direbbero gli inglesi, cioè in pura efficienza, c'è grande affascinamento sulle cosiddette democrazie illiberali, in cui c'è l'uomo forte, le donne quasi mai, ma c'è sempre l'uomo forte
che sia Putin, che sia Erdogan, che sia questa attrazione fatale per negare la complessità, perché la democrazia è un sistema complesso e quindi è più facile negare la complessità e affidarsi, che ne so, a qualche, come dire, uomo forte, che risolva lui le cose. Non ha mai funzionato nella storia, mai, però questa fascinazione rimane molto forte. Abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Polonia, di Catalogna, e vorrei riportare l'attenzione sul Mediterraneo. Da questo punto di vista vorrei chiedere al professor Tonini, esperto di vicino e Medio Oriente, di delineare un po' quali sono le dinamiche politiche, economiche e sociali in atto oggi sulle varie sponde del Mediterraneo. Quindi a Tonini chiederei il vicino e Medio Oriente, a Emma Bonino il fronte invece nordafricano, per capire appunto quali sono queste dinamiche e la loro possibile evoluzione futura. Professore. Grazie e buonasera anche da parte mia. Devo dire che lei mi sopravvaluta, io non sono in grado in pochi minuti di dipingere un quadro che possa riunire insieme tutti gli aspetti che lei ricordava. È evidente però che il tema della democrazia si declina in modo precipuo nel caso del Mediterraneo, perché esiste anche nell'ambito del Mediterraneo un processo o una serie di processi che in questi anni hanno subito apparentemente una accelerazione in alcune fasi e una riduzione di efficacia in altri momenti. Ma questo, lasciatemelo dire da storico, è normale perché la storia non procede lungo una retta lineare, ma la storia conosce alti e bassi, conosce oscillazioni, talvolta anche delle rientri, dei ritorni all'indietro, e quindi non ci deve allarmare se oggi a distanza di 5-6 anni dalle cosiddette primavere arabe a noi sembra che tutto sia finito in un niente di fatto, perché così non è, perché in queste società si sono messe in moto e non dal 2011 ma anche da molto prima processi di lunga durata, perché la democrazia è un processo ma è un processo lento e graduale. Noi pensiamo alla rivoluzione francese del 1789, il momento in cui si affermano in Europa i principi di democrazia e libertà. Ma non è così. Nel 1789 comincia qualcosa di importante che impiegherà, nel caso della Francia, quasi 90 anni per raggiungere una qualche realizzazione significativa sul piano reale della democrazia partecipativa. In Italia noi abbiamo ottenuto l'unità del paese, ma la democrazia in Italia ha impiegato altri quasi 90 anni per affermarsi pienamente. Quindi se oggi in alcune parti del Medio Oriente o del Nord Africa, a noi pare che tutto sia fermo e tutto sia fallito, dobbiamo avere la pazienza di aspettare che i tempi delle trasformazioni sociali possano maturare. È vero che c'è la fascinazione, come ricordava Emma Bonino, del leader, dell'uomo forte. Questo è stato sempre presente nella storia e lo sarà probabilmente anche in futuro. È una modalità per sottrarsi alla responsabilità che ci deriva dall'essere cittadini. La cittadinanza attiva è assai più difficile e più faticosa della sudditanza, ma noi ormai da tempo abbiamo scelto per la cittadinanza e per la cittadinanza attiva, e questo però ci interpella anche a mobilitarci e non soltanto a interpellare o a delegare qualcuno che debba decidere al posto nostro. Le società del Medio Oriente e del Nord Africa sono anch'esse incamminate in questa direzione, hanno tempi storici diversi, come è normale che sia, ma non solo, non sono antropologicamente inadatte alla libertà e alla democrazia. Quest'idea deve uscire dal nostro immaginario. Hanno tempi diversi perché hanno avuto esperienze storiche passate molto diverse, molte lontane da quelle dell'Europa, anche, lo devo dire, a causa dell'Europa. A proposito di tempi diversi, Emma Bonino, le migrazioni che investono oggi, partono dall'Africa, appunto, investono oggi il nostro paese, altri paesi europei,
quanto somigliano storicamente ad altre migrazioni, quanto incidono sulla democrazia oggi, quali strategie mettere in atto nel breve e medio periodo, anche perché, e questo vi chiedo conferma, la risoluzione di questa crisi potrebbe influire in maniera positiva sullo stesso processo democratico nei paesi che si trovano a gestirle, appunto. Beh, devo dire che noi viviamo veramente una situazione di memoria corta. La mobilità globale, per qualunque ragione, povertà, guerre, curiosità, conquista, appartiene alla storia dell'umanità. Le persone non sono degli alberi che stanno fermi, le persone si muovono, diversamente dagli alberi che lì stanno. Nell'umanità, per curiosità, per conquista, per sfuggire alle guerre, alle carestie, l'umanità si è sempre mossa. E per arrivare più vicino a noi, vorrei ricordare a chi ha la memoria un po' corta, che tra la prima e la seconda guerra mondiale, almeno 15 milioni di italiani, ripeto, 15 milioni di italiani, tra la prima e la seconda guerra mondiale sono andati altrove. Per lo stesso l'Irlanda si è spopolata dalle crisi delle patate, per esempio. Quindi sono fenomeni che noi vogliamo rimuovere, ma se avessimo un po' di testa li riconosceremmo. Noi siamo il continente di 500 milioni di abitanti, il più ricco al mondo, il più ricco al mondo. E lo siamo diventati in 70 anni, dopo due guerre mondiali e un genocidio, grazie al progetto europeo. Ma quando io ero ragazza, giovane, l'Italia usciva dalla seconda guerra mondiale distrutta, la Francia pure, l'Inghilterra distrutta, la Germania distrutta, la Polonia inesistente da distruzione e avanti di questo. Grazie al processo europeo di integrazione e al sostegno finanziario americano a quel progetto, siamo diventati il continente più ricco al mondo. Ed è evidente che chi sfugge da guerra, fame e disperazione tenta di andare dove ha opportunità di vita, come i nostri nonni. I nostri nonni non è che scappavano, non so bene, in Albania. Se si muovevano, si muovevano per gli Stati Uniti, per l'Argentina, per il Belgio, insomma, per altri. E noi non solo siamo i più ricchi, siamo anche i più vecchi, con un declino demografico di cui non ci vogliamo rendere conto. In Italia, per esempio, ma in Spagna è uguale, in Portogallo è uguale, in Bulgaria è quasi spopolata, e avanti di questo. Germania, non ne parliamo, e avanti di questo. Ora, a 300 chilometri, cioè al di là del Mediterraneo, che è un piccolo lago che ci unisce, il Mediterraneo non è un mare che ci separa, è un piccolissimo, se lo guardate un po' dall'alto, tra un po' è più piccolo del lago Michigan, per intenderci, è piccolo, e ci unisce. Beh, a 300 chilometri voi avete un'esplosione demografica, in cui, tanto per dirvene una, nel 2013 eravamo 7 miliardi, nel 2050 saremo forse 9-10, e l'esplosione demografica avviene non ovunque, in qualche regione del mondo, Asia in particolare e Africa. Tanto per capirci, la Nigeria nel 2050 avrà più abitanti dell'Eurozona. E non c'è progresso economico che tenga il passo di questa esplosione demografica, dove il tasso è 4%, 3%, eccetera. Quindi abbiamo una parte del mondo che è un giardino d'infanzia, senza prospettive reali nell'immediato di sviluppo economico, e dall'altra parte voi avete un continente vecchio e longevo che ha bisogno di persone e che è più ricco al mondo. E la gente che scappa, dove pensate che va? Ovviamente tenta di andare dove ha una prospettiva di vita.
E io non credo ci sia una soluzione miracolo. Miracolisticamente stiamo facendo solo dei disastri umanitari e delle cose da cui andare poco 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 fieri, veramente poco fieri. Penso che l'Italia ha fatto il massimo e continua a fare il massimo al di là delle polemiche per salvare vite umane, ma il punto è che siamo molto più deboli nell'integrazione perché non ci pensiamo neppure e la nostra priorità rimane rimandiamoli tutti indietro, il che peraltro è impossibile. Quindi ci stiamo avviando su una politica non solo disumana, e va bene, anzi va malissimo, ma che soprattutto non avrà nessuna efficacia, non avrà nessuna efficacia. E questa è la grande sfida della gestione della mobilità globale, che in questo momento si focalizza nella nostra regione. Ma la questione Rohingya non è diversa, 500.000 persone cacciate in poco tempo, non è diverso i 600.000 ucraini che sono andati in Polonia, per esempio. Quindi noi ci sentiamo molto speciali in questo momento, ma non è così. Se voi andate in Ecuador, l'Ecuador è completamente spopolato, stanno tutti negli Stati Uniti, che non è una bella idea, sto dicendo. Dico solo che dovremmo smetterla di pensare che è un fenomeno che tocca solo noi, come se fosse il destino cinico e baro. No. E infine penso che la politica più seria, magari meno sexy, meno elettoralistica, meno, è di tentare di alleviare e di gestire questo fenomeno. Negarlo è semplicemente un'illusione, e un'illusione pericolosa. Professor Tonini, abbiamo parlato di quindi migrazioni che non si verificano evidentemente soltanto in questo contesto geografico, non si verificano solo in questo contesto storico. Allora, storicamente c'è una soluzione, un processo di composizione di questo fenomeno, di risoluzione? Gli uomini nascono nomadi e sono stati nomadi per moltissimo tempo prima di diventare sedentari. Non è una condizione temporanea quella di oggi, è una condizione strutturale che appartiene all'esperienza della specie umana. Come ricordava anche Emma Bonino, non siamo alberi e io come tutti voi siamo meticci, perché la storia del Mediterraneo e dell'Europa non è stata fatta soltanto da popolazione autoctona, ma anzi l'Europa si è popolata ed è cresciuta grazie all'apporto di decine di popolazioni diverse che si sono costantemente incontrate e talvolta anche scontrate, ovviamente. Quindi quello che noi oggi presentiamo come un fenomeno emergenziale, come una novità nel panorama internazionale che ci coglie in qualche modo impreparati, è in realtà un fenomeno strutturale al quale non possiamo dare risposte emergenziali, ma dobbiamo elaborare risposte di medio e lungo periodo. Ma prima delle migrazioni, noi dobbiamo riflettere sull'origine, sulle cause che inducono tante persone come me e come voi a lasciare le loro case e i loro paesi di origine. Perché non è una scelta facile, non è una scelta scontata. È evidentemente il frutto di una realtà che appare così intollerabile da indurre alcune migliaia o alcune decine di migliaia di persone ad affrontare delle sofferenze terribili per poter raggiungere l'Europa. Ma questo è frutto di una diseguaglianza profonda che divide una parte del mondo rispetto all'altro. Io sono cresciuto come studente, oltre che con i programmi di Radio Radicale, anche con le campagne del Partito Radicale sulla cooperazione allo sviluppo, era la metà degli anni Ottanta. E oggi noi raccogliamo i frutti di questa nostra mancata attenzione. Le diseguaglianze non sono diminuite, sono aumentate nel corso degli ultimi 30 anni fra il nord e il sud del mondo. E perché noi dobbiamo pensare che quelle popolazioni non abbiano il diritto di sfuggire alla povertà? Non parliamo solo di guerre, che naturalmente sono, ahimè, una realtà ancora assai diffusa, ma anche più banalmente, se banale è, sfuggire alla povertà.
E questo ci deve in qualche modo interrogare, perché quella povertà è frutto anche delle nostre scelte politiche ed economiche. Non è un destino ineluttabile che alcuni miliardi di persone non abbiano risorse sufficienti per sopravvivere o per garantire prospettive di futuro ai loro figli. E non parlo solo di un disagio economico. Questa è una povertà di dignità, una mancanza di dignità, una mancanza di libertà. Non sono paesi dove necessariamente si muore di fame. In Marocco, in Egitto, non si muore di fame. Ma quello che manca è altro. E la distanza che separa le due sponde del Mediterraneo non è fatta soltanto di indicatori economici, che pure sono rilevanti. È fatta anche di quell'indice della libertà umana che a noi consente di guardare con una certa serenità al presente e al futuro, e che alle popolazioni dall'altra parte del Mediterraneo invece consegna un'immagine senza prospettive. E questo spinge alcuni di loro, non tutti naturalmente, chi ha gli strumenti, chi ha le possibilità, chi ha le risorse anche intellettuali, di affrontare un viaggio che è spesso estremamente rischioso, perché, ricordiamocelo, al momento la normativa non consente di arrivare in Italia e in Europa con un permesso valido per motivi di lavoro. Le quote di ingresso in Italia per motivi di lavoro da molti anni sono pari a zero, e quindi inevitabilmente chi non può avere un permesso di lavoro sceglierà, in parte, alcuni di essi, di affrontare i rischi di una traversata del deserto prima e del Mediterraneo poi. Ecco, ma in che modo la composizione di questa, la gestione di questo processo migratorio potrebbe giovare in maniera positiva sui sistemi democratici che si trovano a gestire oggi questi flussi? Ma secondo me, se partissimo dalle cifre invece di dare i numeri, che non è proprio sinonimo, sono cose un po' diverse, se partissimo dalle cifre vedremmo una realtà diversa. Per esempio, in Italia gli immigrati regolari sono l'8% della popolazione, 5 milioni più o meno, tra 5 e 6. Sono integrati, pagano le tasse, sono l'8% del PIL, contribuiscono persino all'INPS. Nel 2014 hanno contribuito a pagare le pensioni di 640.000 italiani. Nel maggior momento della crisi hanno inventato 500.000 piccole imprese mentre le italiane chiudevano. Tanto per dirvene una, i figli degli immigrati sono 800.000 più o meno, vuol dire 35.000 scuole e 68.000 insegnanti. Senza questi figli di immigrati, 68.000 insegnanti non hanno nessuno a cui insegnare. E se voi guardate lo schema economico del nostro paese, interi settori senza gli immigrati chiudono. Sto parlando dell'agricoltura. Voi sapete ancora di un italiano che va a raccogliere le olive o i pomodori? Io no, perché lo spirito giustamente vuole... Io sono figlia di contadini poveri alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I miei genitori volevano solo che non rifacessi la loro vita, che studiassi e che andassi avanti. Le costruzioni, i manovali costruttori sono tutti immigrati. Magari il capo della struttura sarà italiano, ma gli altri no. Nella floricoltura, uguale. Quindi l'assistenza a casa, le badanti a cui noi affidiamo le cose più care che abbiamo, cioè i nostri genitori e i vostri figli, che sia disponibile a vivere con voi 24 ore, a dormire, eccetera, di italiane non ce n'è più. 800.000 famiglie italiane hanno badanti non italiani. Quindi, intanto, la realtà, noi ne abbiamo bisogno. Quello che disturba sono i 500.000 cosiddetti clandestini, dicasi irregolari, che o lavorano in nero o per sopravvivere collimano con la micro o macro criminalità, che è sempre gestita da italiani, ve lo segnalo, tanto per loro fanno i manovali del crimine, tanto per essere chiari.
o della prostituzione di cui sono schiave e i cui clienti sono per benissimi persone italiane delle città in cui per entrare c'è il cartello, quando ero ragazza questo era un comune senza nucleare, adesso è diciamo, il comune senza immigrati. Bravi. Poi tu vai sulle strade di notte e i clienti sono tutti italiani. Apri una stalla e non c'è un italiano che munga una vacca e c'hanno tutti il turbante come ce l'ho io per altre ragioni. Quindi, prima cosa, fotografiamo la realtà. Noi abbiamo bisogno di mettere un po' d'ordine nei 500.000 irregolari. E questo si può fare in molti modi, ma intanto va cambiata la legge Bossi-Fini, la quale peraltro, qui chiudo su questo ragionamento, passò col governo appunto Berlusconi, Maroni, Fini, Bossi e quant'altri, ed è stato l'artefice delle due più grosse sanatorie. Sono stati regolarizzati negli inizi degli anni 2000 un milione di immigrati nel nostro paese e non c'è stata mezza manifestazione, mezza polemica, mezza niente. Quindi finisco per dire che siccome si perde di vista la realtà, sia la nostra sia quella da dove provengono, siamo diventati tutti preda degli imprenditori della paura. C'è l'invasione, ma in tutta Europa gli immigrati sono l'8% e su un 500. Ma di quale invasione stiamo parlando? Perché tutte queste bufale, eccetera? Siamo diventati preda degli imprenditori della paura. Adesso è diventato fortunatamente più normale denunciare stupri, molestie, abbiamo scoperto che i grandi molestatori erano tutti bianchi, possibilmente ricchi e possibilmente potenti, e che lo stupro o la molestia sessuale, ahimè, non appartiene agli immigrati, come hanno cercato di farci pensare per molto molto tempo. Almeno questo stereotipo spero che d'ora in poi non ci sarà più. Però, ripeto, o si fa politica anche impopolare, ma partendo dalla realtà dei fatti, o si illude semplicemente la gente che è evidentemente è senza guida, se non in preda alle bufale e alle storie. Professor Tonini. Questo è un tema che ha molto a che fare con la qualità della democrazia. Indubbiamente, come in parte ricordavo prima, cittadinanza e cittadinanza attiva vuol dire anche questo. Vuol dire non accontentarsi di spiegazioni semplici di fronte a fenomeni complessi e diffidare di chi vi propone risposte univoche, perché la realtà di oggi, come quella di ieri, come quella di ieri altre, come quella di domani, sono realtà complesse che sono il frutto di fenomeni molteplici che si influenzano a vicenda, e quindi non esiste una spiegazione semplice né tantomeno una soluzione semplice. Per questo c'è bisogno del contributo di tutti, di una cittadinanza attiva appunto che contribuisca insieme ai dirigenti di questo paese e alla classe politica di questo paese. Non possiamo assegnare ogni responsabilità alla classe dirigente se da parte nostra non abbiamo fatto un qualche percorso di riflessione che consenta a noi e alla società in cui viviamo di maturare una riflessione che sia comprensiva di questa complessità della realtà che ci circonda. Quindi in questo senso io credo che da parte di ciascuno possa venire un contributo costruttivo e non soltanto una reazione di rimozione o di rifiuto. È normale che di fronte alle novità la nostra prima reazione sia quella della diffidenza. Tutto quello che non conosciamo ci induce alla prudenza e alla diffidenza. È un istinto naturale che ha salvato la specie umana dall'estinzione, per la verità. Cioè avere timore e paura ci ha consentito anche di affrontare enormi rischi in passato senza scomparire dalla faccia della terra. Ma non può essere solo il timore e la paura a governare le nostre scelte. La reazione istintiva iniziale è questa, ma poi dal momento che siamo una specie dotata di raziocinio e di capacità di analisi,
dobbiamo fare questo sforzo di analisi che si ricordava anche poc'anzi rispetto alla reale dimensione del fenomeno, rispetto alle nostre capacità, che sono capacità molto, molto sofisticate. Siamo stati in grado di andare sulla Luna, non vogliamo essere in grado di garantire un futuro a un numero di persone pari alla capienza dello stadio di questa cittadina. Cioè, dobbiamo dare la giusta misura e mantenere i nervi saldi, mantenere la calma di fronte a ciò che abbiamo, che certamente è un problema, ma che siamo assolutamente e tranquillamente in grado di risolvere, evitando di porci di fronte a una falsa scelta: aiutare loro o aiutare gli italiani. Questa è un'altra grande bufala. Questi giorni vanno di moda le bufale, che sono peraltro animali pacificissimi e di grande utilità per le mozzarelle, ma è una grande bufala quella che, se aiutiamo loro, non possiamo aiutare i nostri concittadini in difficoltà. È su questo che noi dobbiamo premere affinché si trovino le risorse per tutti coloro che hanno diritto e bisogno di un aiuto. Non dobbiamo farci incastrare da questa falsa scelta che, se dobbiamo aiutare gli altri, non possiamo aiutare chi fra noi ha bisogno. Le migrazioni sicuramente sono un tema di grande attualità. Un altro tema che dovrebbe essere attuale è quello dell'aspetto costruttivo della democrazia, cioè il suo aspetto di dialogo negoziale e diplomatico in un'ottica di peace building, così dicono gli inglesi. Ecco, mi piacerebbe chiedervi, a voi che le avete vissute o studiate queste dinamiche, appunto, di raccontare le dinamiche diplomatiche nel loro essere, se sono cambiate, quali sono i punti chiave su cui si cerca di intessere un dialogo diplomatico fra democrazie. Quello dipende un po' dai cicli storici. È chiaro che fino alla caduta del muro di Berlino lo scontro era tra open society società aperte, tenute insieme anche dal fatto di avere un nemico comune, quindi che è un grande fattore di coesione normalmente. E dopodiché questo è scomparso come schema, il mondo non è più bipolare. Nel frattempo sono venute alla ribalta grandi potenze, la Cina per altri versi, l'India, e sotto i nostri occhi si sono anche sviluppate medie potenze. Chi di noi si ricorda che sa o che cos'era, chi è 20 anni fa, chi è il Qatar? Dove sta il Qatar? Il Bahrain, prego? Scusi? Bahrain, Abu Dhabi. Ancora sapevamo Dubai per via dello shopping, e invece sono cresciute sotto i nostri occhi, è diventato un mondo multipolare, ovviamente, di cui parliamo in tutti i convegni del sabato e la domenica, salvo che poi quando torniamo il lunedì facciamo finta che no, e non è così. E queste medie potenze hanno innanzitutto dei regimi non proprio democratici o granché liberali, sono molto basate sull'uomo solo al comando, eccetera, eccetera. Ma secondariamente hanno interessi economici, geografici, geopolitici, geoegemonici, in contrasto gli uni con gli altri. Quindi è molto difficile dall'esterno imporre non ho capito bene che cosa. Anche perché quando abbiamo qualcuno spiritoso ha pensato di esportare la democrazia come se fosse una mercanzia import-export, non è andata benissimo, perché noi, per via della forza militare veramente degli Stati Uniti, ma comunque non importa, siamo ancora capaci di andare in un posto, boom, 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 bombardiamo e il dittatore sparisce. Dopodiché, per ricostruire un paese ce ne veniamo via normalmente, e quando ci restiamo facciamo solo dei guai. Quindi l'Iraq da una parte e la Libia dall'altra, che sono due schemi completamente diversi, sono falliti tutti e due.
Quindi la diplomazia è di quelle strade che non ha una soluzione per domani mattina, però bisogna anche dirci che anche l'intervento militare non è sempre o quasi mai portatore di niente di buono. Basta guardare gli ultimi 20 anni o la seconda guerra mondiale o anche la prima. Quindi, per quanto inefficace sia e si può migliorare, fare meglio, è chiaro che la strada del negoziato diplomatico è l'unica strada percorribile anche per evitare disastri umanitari e dolori totalmente innecessari. È chiaro però che non tutti i paesi sono disposti a seguire questa strada ed è lì che deve intervenire la nostra pressione. Noi stessi abbiamo ben pensato in altra epoca storica che bastava entrare, attaccare, conquistare, respingere le popolazioni locali, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio forti di questa esperienza, possiamo però, secondo me, raffinando ovviamente tutti gli strumenti diplomatici, commerciali, economici, culturali, persistere nella strada del negoziato, perché io non ho mai visto le bombe risolvere qualcosa. Se non c'è un progetto successivo, tu vai, bombardi, il dittatore lo ammazzi o se ne va, ma se non hai poi il progetto per il dopo, ti ritrovi in una situazione libica o in una situazione irachena o siriana, che dir si vuole, o Afghanistan, non parliamo. Quindi stiamo attenti a dire sì, non è tanto efficace. Ho capito, ma io ancora non ho trovato qualcos'altro di più efficace. Allora forse è meglio concentrarsi sull'aspetto diplomatico e negoziale, raffinando e migliorando i pochi o molti strumenti che abbiamo a disposizione, tenendo conto appunto che anche gli altri paesi hanno i loro interessi, le loro strategie, le loro rivalità, e che non è che dall'esterno puoi fare sempre tutto come eravamo abituati a fare nel mondo bipolare. Professore, quanti e quali sono questi strumenti negoziali che un dialogo democratico ha a disposizione? Infiniti. Il nostro solo limite è dato dalla nostra fantasia e dalla nostra creatività, ma in questo senso l'Europa può essere un esempio illuminante, perché l'integrazione europea è stata ed è un negoziato permanente. Quello che si fa a Bruxelles e nelle altre sedi delle istituzioni europee è cercare costantemente un consenso fra i rappresentanti dei 28 Paesi membri. Un negoziato permanente che è molto faticoso, che richiede molta pazienza, ma che, non ci scordiamo, ha permesso all'Europa di liberarsi dalla piaga della guerra civile interna a questo continente. Perché fino alla Seconda Guerra Mondiale inclusa, la mancanza di una volontà negoziale, di una disponibilità al confronto fra i paesi europei ha generato lutti innumerevoli che hanno distrutto più e più volte questo continente. Quindi, quando ci lamentiamo del fatto che la diplomazia o l'approccio negoziale multilaterale sembra non produrre frutti, non dobbiamo però dimenticare che cosa l'esperienza europea ci ha insegnato e ci sta ancora dimostrando. In questa fase forse ha perso un po' di smalto, forse ha perso un po' dello slancio che ha animato l'esperienza europea nei decenni trascorsi, ma questo non significa che non sia un valore assoluto per tutti i popoli europei. E anche quando questo viene poi analizzato e valutato dall'esterno, l'esperienza europea rappresenta un valore anche per chi ci guarda da fuori. Se molte persone cercano di raggiungere l'Europa, non è perché siamo più simpatici o perché il nostro cibo è preferito a quello di altre realtà, ma perché questa realtà è riuscita a garantire pace e sicurezza ai suoi cittadini per un periodo così lungo come mai era avvenuto nella storia precedente. E questo è un successo del negoziato, della diplomazia, non della forza militare. Quindi, come in Europa siamo stati capaci, non per merito nostro, non per merito singolo, ma per una comune volontà di superare le rivalità precedenti, questo può avvenire anche
in altre realtà del mondo. Non è stato facile. In Europa abbiamo dovuto aspettare 2 guerre mondiali prima di convincerci che questa poteva essere la sola strada percorribile. Probabilmente altrove, anche in virtù del successo dell'integrazione europea, che noi dobbiamo mantenere, conservare, tutelare, perché è un patrimonio inestimabile, senza il quale, credetemi, la nostra vita in questo continente sarebbe assai, assai più difficile. Volevo anche chiedere, magari brevemente così ci avviamo poi a lasciare lo spazio al pubblico, quanto a fenomeni come l'innovazione tecnologica. Emma Bonino ha detto che non è simpatizzante digitale, però insomma l'innovazione tecnologica è andata molto avanti, oppure dinamiche occupazionali positive, quindi tutto quello che si può, diciamo, chiamare soft power, quanto questo può aiutare anche il dialogo democratico e la crescita stessa e il rafforzamento stesso di un sistema democratico? Ma intanto preciso, io non ho, sono un'utilizzatrice, come vedete, di Skype piuttosto che le mail, cioè semplicemente cerco di resistere a diventarne totalmente dipendente. Penso che queste tecnologie sono strumenti, strumenti di contatto, strumenti di lavoro, ma come c'è chi è teledipendente, per cui se non c'ha la televisione accesa si sente perso, o quello che è dipendente da altre cose, io cerco di vedere nella tecnologia una grande utilità e possibilità, ma di non diventarne schiava, come invece mi sembra preoccupantemente in realtà succedendo. A me non pare questa dipendenza una cosa positiva, anche in termini di informazione, in termini di linguaggio, di insulti, di, insomma, calmi, cercate di usarli come strumenti ma senza diventarne schiavi. È chiaro che la tecnologia cambia la vita, e cercare di prevedere non è un'operazione facile, ma forse ci siamo anche rifiutati finora di pensarci. La cassiera del supermercato, anni 40, madre di 2 figli, molto probabilmente tra qualche anno sarà senza lavoro perché la cassa sarà automatica. Oppure già adesso tutta una serie di mestieri sono finiti, nessuno di noi va più in un'agenzia viaggi per fare Roma, Londra, Roma, se lo fa a casa e non va in organizzarsi le vacanze uguale. Se voi andate in aeroporto o in treno, o non so, una volta c'era una signorina che vi faceva il pass e adesso lo fai con la macchinetta. Quindi è chiaro che forse noi siamo un po' in ritardo per cercare di capire come reintegrare queste persone, e non è facile. Come proteggerle senza scendere nel protezionismo, che sono 2 cose completamente, completamente diverse. Ma è chiaro che siamo di fronte da un bel po' di tempo. Io ricordo che Roberto Cicciovessere inventò Agorà nel 1986 e mi mandava in giro, secondo lui, con dei computer portatili per sperimentarli la connessione a Miami piuttosto che a Belgrado. Solo che di portatile era lui, perché quel computer d'epoca era una specie di valigiona, neanche stessi facendo il trasloco di casa mia, però sono riuscita a collegarmi nel 92-93 da Belgrado, da Miami, eccetera. Quindi viene da lontano e probabilmente abbiamo anche fatto poca attenzione. E per altri versi è anche vero che queste connessioni così più facili hanno anche degli aspetti positivi. Per esempio di promozione dei diritti umani, no? Se voi andate in Africa, quando abitavo al Cairo, ma erano poverissimi, ma il telefonino ce l'avevano. E quando è arrivata Al Jazeera, la prima domanda era: oh, ma anche quelli sono musulmani. Ah, e perché votano? Perché loro votano e noi no? O le donne musulmane dell'Arabia Saudita a dire: ma perché? Ma quelli sono musulmani pure, però loro guidano e io no. Ma com'è questo? Quindi questa è stata all'inizio di un subbuglio in quei paesi, dovuto proprio alla
capacità di connessione della tecnologia, di riuscire a stare al di là della TV di Stato con 4 ore di Mubarak, 2 ore della signora Mubarak e i restanti 2 ore di una soap opera del 1960. Quando hanno scoperto Al Jazeera hanno cominciato non solo a vedere altri paesi, ma a vedere altre cose. Guardate, una delle cose più fantastiche che ha fatto Al Jazeera è stato quello di tradurre in arabo con i sottotitoli Geo, quindi tutta la parte naturale del mondo, le foreste, le cose. Era diventata l'ossessione di tutti gli egiziani, non perdere neanche una puntata. E poi è diventata anche una question su, ma perché quelli votano io no? Perché quelle guidano? Non siamo tutti maomettani, che è successo qua? Perché loro guidano io no? Perché loro vanno a scuola io no? Insomma, quindi ha degli aspetti positivi, ma va governata. Io credo che non può essere lasciata così a ruota libera. Il primo governo deve partire da ciascuno di noi. Utilizziamole, ma evitiamo di diventarne dipendenti. Ah, io mi scuso, però avevo previsto dalle 6 alle 7 e devo proprio andare perché ho un altro impegno, non sto andando in discoteca, però ho un altro impegno e quindi vi saluto senza question, senza domande e risposte. Grazie Emma Bonino. Volevo fare una domanda al professore, visto che ha detto che bisogna andare sul piano diplomatico, no? Io sono pienamente d'accordo. Mi domandavo come mai le Nazioni Unite non convocano i capi di Stato del Nord Africa, sembrerà una cosa da poco, ma non lo credo, per firmare una cosa semplicissima, la separazione fra l'ordinamento spirituale, che tutti sanno che cos'è, l'ho domandata anche a un pakistano che vende i kebab, perché avevo parlato prima con il segretario del vescovo che mi aveva detto non, lei non capisce la cultura che hanno loro, invece anche lui mi aveva detto che sono due cose diverse, quindi lo capiscono benissimo tutti. L'ordinamento spirituale sono le leggi di una qualsiasi fede religiosa, giusto? L'ordinamento giuridico è quello di leggi scritte dagli esseri umani, giusto? Tutti lo sanno che non sono la stessa cosa, per un semplice motivo, non possono essere confuse, dovrebbero venire a firmare la separazione oppure a spiegare perché non la vogliono separare, e sarebbe molto difficile, perché l'ordinamento spirituale è un insegnamento per cui chi non aderisce a questi insegnamenti si possono fare solo una cosa, o escluderli dalla propria fede o perdonarli. Ma non punirli non ha senso logico, e il senso logico va oltre tutte le frontiere, lo capiscono benissimo tutti. È vero, dice, loro potrebbero non venire, va bene, il presidente del Qatar, del Kuwait, dell'Arabia Saudita dice no, non veniamo, ok, a livello mediatico mondiale si autoresponsabilizzerebbero della risposta che hanno dato di non venire. Io credo sia una cosa non da poco, perché in effetti risolverebbe un sacco, almeno farebbe chiarezza. Grazie, vorrei sapere che ne pensa. Sì, forse ne raccoglierei qualche altra se ce n'è. Cercherò di essere breve. Allora, è stato detto che dopo le due guerre in Europa, le due guerre mondiali in Europa, insomma, questo incubo in qualche modo è stato accantonato. Però la guerra di 20 anni fa nella ex Jugoslavia dimostra che quest'incubo è ancora vivo. Non solo, è un incubo in cui stati come il Vaticano e la Germania, quindi stati in pace, diciamo così, hanno avuto responsabilità enormi. Non solo, l'ipocrisia occidentale o europea o italiana è tale che ci sentiamo di non essere in guerra, però abbiamo basi da cui partono aerei che la guerra la portano. E quindi, ecco, volevo una cosa su questo argomento. Grazie. Ancora una domanda?
A me vengono un po' i brividi quando si deve affrontare il discorso della democrazia, perché per me è una bellissima cosa, ci credo profondamente, ci ho sempre creduto, ci credo ancora nonostante tutto, perché trovo che la fragilità della democrazia di oggi, che è il tema appunto che ho posto stasera, sia di pari passo messa insieme all'incertezza del cittadino nel difenderla, questa democrazia, no? Mi ponevo il problema: che significa democrazia nel mondo globalizzato di oggi? Che rapporto c'è fra globalizzazione e democrazia? No? La risposta è complessa anche qui. Per venire al nostro paese, nel nostro, che è un paese democratico, fondato su una Costituzione, democraticamente elaborata, con i valori di giustizia, di libertà, di dignità del cittadino e così via, no? Mi pongo la domanda se le istituzioni politiche di oggi si comportino coerentemente con la democrazia, e intendo dire i partiti soprattutto, no? E se il comportamento dei partiti sia così profondamente trasparente, democraticamente trasparente, da far corrispondere il dire e il fare. Non sempre c'è, secondo me, nel nostro paese questo amore per la democrazia che deve essere il principio superiore per il bene comune, no? In qualche modo, insomma. La democrazia, per come è declinata da noi partiti, da noi cittadini, è coerente? Oppure è qualche cosa che noi cerchiamo di utilizzare solo per fini, per così dire, speculativi o propagandistici? Cosa ne pensate? Io vi ringrazio per queste domande così ampie e così profonde. Mi rammarico di essere io a dover rispondere, perché sicuramente Emma Bonino avrebbe risposto in modo assai più brillante ed esaustivo. Mi dispiace, vi dovete accontentare. Cerco di riprendere il filo dalla prima domanda, cioè a dire sulla necessità, se ho ben inteso, che la comunità internazionale induca alcuni paesi, segnatamente paesi musulmani, a firmare la loro adesione a un sistema che preveda la separazione fra il diritto religioso e le norme civili. Io non sono d'accordo. O meglio, sono d'accordo sulla opportunità che un sistema di governo si basi sulla divisione chiara fra la sfera civile e la sfera religiosa. Ovviamente su questo sono profondamente d'accordo e convinto che alcuni paesi europei abbiano imboccato la strada giusta. Nello stesso tempo non posso immaginare che questo sistema possa funzionare con uno strumento impositivo, cioè con l'imposizione, con la costrizione. Credo che sia il percorso che stanno seguendo anche altri paesi, perché non tutti i paesi musulmani, lei lo sa bene, applicano il diritto religioso nella stessa maniera e nella stessa misura. La realtà della Turchia è diversa da quella dell'Egitto, la realtà della Tunisia è diversa da quella del Pakistan, eppure sono tutti paesi musulmani, ma le norme religiose che trovano applicazione all'interno di questi paesi non sono le stesse, non sono nella stessa misura, per non parlare poi dell'Arabia Saudita o dell'Afghanistan dei talebani, naturalmente, che sono l'estremo opposto. Questo che cosa ci sta a significare? Che, come ho detto prima, ci sono tempi storici diversi in virtù dei quali le società di questi paesi si stanno muovendo, ma non con la stessa rapidità che noi auspicheremmo. Ma raggiungere una consapevolezza che porti queste società ad aderire in modo convinto, però, non attraverso la nostra imposizione, aderire in modo convinto a un modello che preveda una separazione chiara fra norme religiose e norme civili, è un percorso di maturazione, come dire, di una consapevolezza che, badate bene, anche in Italia abbiamo impiegato molto tempo a raggiungere, perché Emma Bonino parlava di una memoria corta. Ma signori, ma vi ricordate che cosa è successo, mi spiace che non ci sia più, per il referendum sul divorzio,
sul divorzio, no, non voglio parlare del referendum sull'aborto, che probabilmente è più questionabile, più problematico, sul divorzio, una battaglia profonda e lunga che ha lacerato la società italiana all'inizio degli anni 70, non parliamo di un secolo fa. Quindi non possiamo neanche presentarci come immuni, diciamo, da ogni errore, perché la società italiana ha impiegato lungo tempo e forse ancora oggi non siamo poi così liberi, diciamo, di esercitare le nostre virtù civili senza che qualche vescovo provi ad alzare la voce per dirci che non stiamo facendo la cosa giusta. Però sono d'accordo con lei, dovremmo invitare, spiegare, mostrare, ragionare affinché anche altre realtà possano comprendere, però non subire una nostra scelta. Quanto al tabù della guerra e al fatto che in Europa questa sia stata eliminata, diciamo, dal panorama politico, lei ha ragione a ricordare che negli anni 90 la ex Jugoslavia è stata terribilmente ferita da una guerra feroce. È vero, e l'Europa ha anche le sue responsabilità in quella vicenda che non ha saputo prevenire e contenere. Però quello che è successo nella ex Jugoslavia è in qualche modo la conferma del fatto che il resto dell'Europa ha fatto bene a evitare di ritrovarsi in quella situazione, perché purtroppo vi sono ancora pulsioni, diciamo, interne alle società europee che possono esplodere in queste manifestazioni di violenza, e quindi il fatto che la guerra si sia ancora manifestata nella ex Jugoslavia non deve farci però recedere dalla consapevolezza che nel resto dell'Europa sono stati fatti dei passi importanti. Poi lei citava il comportamento ipocrita di alcuni paesi e di alcuni governi. Questo è vero. I governi non sono mossi sempre da nobili intenzioni, anzi, quasi mai, se devo essere sincero. I governi non fanno la beneficenza. I governi rispondono a interessi nazionali, sono espressione di una comunità nazionale. Nella misura in cui però la comunità nazionale a cui quel governo fa riferimento è capace di affermare principi di solidarietà, principi di pace, principi di negoziato, il governo solitamente si adegua, perché oggi i governi democratici, per l'appunto, sono fortemente sensibili rispetto a ciò che l'opinione pubblica e il corpo elettorale esprime, molto di più rispetto a 50 o 100 anni fa. E in questo senso, di nuovo, scusate se mi ripeto, la cittadinanza attiva oggi è in grado di raggiungere maggiori risultati anche in virtù delle nuove tecnologie, anche in virtù del fatto che oggi la diffusione delle notizie, la mobilitazione delle coscienze è resa più agevole dalla disponibilità di nuove tecnologie. Questo ci porta anche al terzo tema, che è quello molto ampio, molto complesso, che oggi non possiamo certo esaurire, del nesso fra globalizzazione e democrazia. Oggi le democrazie o sono democrazie aperte o non sono. Non c'è più data la possibilità di vivere in un sistema autarchico, in un sistema chiuso, proprio perché la realtà del mondo di oggi è talmente permeata da fenomeni globali che i singoli governi nazionali non sono in grado di risolvere. Il tema delle migrazioni è uno di questi, ma un altro è il tema ambientale. Dare risposta al cambiamento climatico non è nella potestà di un singolo governo. Dare risposta ai problemi finanziari internazionali non è nelle capacità di un singolo governo. E quindi le nostre democrazie o saranno democrazie sempre più integrate, sempre più capaci di negoziare di nuovo e di collaborare, o altrimenti saranno perdenti di fronte alle sfide della globalizzazione. Quindi anche questo ci porta alla realtà di oggi, in cui vi è talvolta la tentazione di tornare indietro, di richiuderci nei nostri confini,
immaginando che questo ci restituisca un po' di serenità e ci protegga dalle minacce esterne. In realtà, come ho accennato, nessun governo nazionale, neanche il governo degli Stati Uniti, che ne dica l'attuale presidente di quel paese, è in grado da solo di risolvere le grandi sfide che ci aspettano nei prossimi decenni. Ci sono altre domande? Se non ci sono, in chiusura, rapidamente, alla luce di quanto è stato detto, siamo pronti per un after democracy? Siamo pronti, ma dobbiamo essere certi che after democracy c'è solo democracy. Non c'è data una altra possibilità. Quindi attenzione a lasciare, diciamo, a non voler tutelare le importanti conquiste che abbiamo raggiunto in questi decenni. Certo, dobbiamo fare dei passi avanti, dobbiamo migliorare, l'abbiamo detto stasera tante volte, l'ultima domanda conteneva anche un cenno al fatto che forse le istituzioni e i movimenti politici oggi non sono troppo attenti, diciamo, a tutelare il bene comune. Io però, scusatemi se torno su questo tema, non sono fra coloro che amano imputare tutti i nostri problemi alla classe politica. È troppo facile, è troppo comodo ridurre le responsabilità a quelle della classe politica. Questo paese è retto, è guidato anche da una classe dirigente che non è classe politica, una classe dirigente che talvolta si è mostrata del tutto impreparata a gestire le sfide del mondo odierno, e i partiti e i movimenti politici, fino a prova contraria, godono del consenso di una parte dei nostri concittadini. I movimenti politici non sono lì per decisione divina, ma sono la rappresentazione di un corpo elettorale che, ci può piacere o non piacere, continua a dare il proprio consenso ad alcuni personaggi e ad alcuni leader che, onestamente, a mio parere, non dovrebbero neanche sedere nel Parlamento. Ma la democrazia significa accettare anche l'espressione di voto di chi non è d'accordo con me e trovare una modalità per concordare insieme una gestione che sia condivisa. Possiamo dire la classe politica non è all'altezza, non è adeguata, ma anche qua cerchiamo allora di mobilitare quelle risorse sane che questo paese ha e che fino ad oggi non sono state destinate alla politica, perché c'è un rifiuto dell'impegno politico, perché c'è un rigetto di quello che la politica ha significato in questi ultimi 20-25 anni. Ma, signori, di nuovo, non è che il pentapartito degli anni Ottanta fosse una congerie di nobili uomini e nobili donne. Molti di loro sono finiti in galera con mani pulite. Quindi, vabbè, non mi voglio ripetere, via. Grazie professore, e grazie al Centro Pecci che ci ha dato questa sera l'occasione di questo dialogo. Grazie a tutti voi.